Alla fine non c'è divisione. Mi dispiace per la famiglia e gli amici che stanno in Francia, ma io, meno male, sono già scappata, quindi non è un problema per me. Forse speravano in un risultato diverso, ma non si facevano grandi illusioni. I francesi, in gran maggioranza sostenitori di Marine Le Pen, riuniti per attendere il risultato dei ballottaggi nel miglior ristorante francese di Roma. Così, tra un bicchiere di Saint-Tropez, quiche e gallette bretoni, si aspetta il risultato finale. Io ho fatto un voto contro un governo che mette al secondo piano la sicurezza delle donne e dei francesi. Nonostante i 10 milioni di voti al primo turno, la serata elettorale finisce per premiare il Fronte Popolare della Sinistra e il raggruppamento del presidente Macron. Delusa? Sì, molto. Stasera chi ha perso è il Rassemblement National. Io pensavo che avrebbe perso Macron. Questa volta sembra che la sua strategia abbia vinto. La sinistra non ha la maggioranza assoluta, quindi da fare ci proveranno, però sarà molto difficile. È un brutto segno, semplicemente, per la Francia comunque. Abbiamo scoperto che siamo adesso un paese di cui il dirigente pesa 8%. Preferisco essere bottegaio in Italia che presidente in Francia. A questo punto gli occhi sono già puntati sul futuro, sul governo che verrà, sull'Europa e forse sull'Eliseo. Siamo un po' strategici e che pensiamo al futuro. Può essere che sia la strada imperiale per portare Marine Le Pen alla presidenziale. Ora vediamo per il 2027, sì. Vediamo se riesce a avere una maggior parte della gente che si allea forse come ha fatto la sinistra ora. Peut-être en 2027? Forse nel 2027. Peut-être. On verra. Diventerà presidente, non lo so, però comunque questa cosa può essere anche vista positiva, perché questo governo sicuramente avrà tanta fatica ad andare avanti, quindi sicuramente aprirà pure delle porte a livello nazionale alla Le Pen per 2027. E questo era il...